Stiamo sani. Continueremo a parlare di attività fisica, di attività motoria in casa per poterci migliorare, per mantenerci in salute, per sconfiggere tutti insieme questa epidemia che sta colpendo il nostro paese. Oggi partiamo da un libro. Partiamo da questo libro, The One Minute Workout, scritto da Martin Ghibala, PhD, il massimo esperto di allenamento ad alta intensità al mondo, uno studioso canadese, per parlare appunto di allenamento alla giusta intensità. Eccoci qua. Cosa significa allenarsi alla giusta intensità? Andiamo a vedere come in questo periodo di quarantena forzata abbiamo magari tantissimi impegni e non riusciamo a fare delle sedute di allenamento che siano lunghe, che siano che richiedano ore e che magari vadano a rispondere al nostro piano di allenamento. Cosa dobbiamo fare? Buttiamo via tutto? Assolutamente no. Oppure siamo delle persone sedentarie, non ci siamo mai allenate, vogliamo allenarci, devo per forza fare 2 ore al giorno di attività motoria? Assolutamente no. Alleniamoci con la giusta intensità, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare la capacità aerobica. La capacità aerobica significa la capacità che il nostro corpo ha di utilizzare l'ossigeno per la produzione di ATP. L'ATP è la moneta energetica delle nostre cellule. L'ATP è una molecola che viene scissa durante la contrazione muscolare, per esempio, per fornire l'energia alla contrazione stessa. Come viene prodotto l'ATP? Attraverso dei processi, tra cui uno è la glicolisi, quindi la degradazione del glucosio, e varie altre procedure, altri processi che avvengono all'interno dei mitocondri, che sono degli organelli delle cellule muscolari che utilizzano l'ossigeno appunto come carburante, diciamo così, per produrre ATP. Allenarsi alla giusta intensità cosa aumenta? Aumenta la densità mitocondriale, cioè il nostro corpo è in grado di formare nuovi organelli, nuovi mitocondri. Maggiore è il numero di mitocondri, maggiore è l'ossigeno che a parità di sforzo io posso utilizzare per il mio esercizio. Questa si chiama appunto capacità aerobica e la possiamo allenare. In che modo? È stato visto che la capacità aerobica, quindi la densità mitocondriale, è influenzata più che dalla durata dell'esercizio fisico, dall'intensità, perché esercizi più corti ma più intensi producono una deplezione, quindi un consumo molto più rapido di ATP. E cosa fa il nostro corpo per risintetizzarlo? Consuma ossigeno. Dato che ha bisogno di molto ossigeno per sostenere questa intensità, il corpo e le cellule muscolari forzano la produzione di nuovi organelli, quindi di nuovi mitocondri. La capacità aerobica è una delle capacità che sono considerate parametri vitali, ovvero avere una VO2 max, ovvero una capacità di massima di consumo di ossigeno più alta, è considerato un segno vitale, ovvero una capacità reale dell'organismo per stare bene, per stare in forma. Quindi noi dobbiamo in questo momento mantenere non solo la forza, la resistenza, la mobilità articolare, ma anche la capacità aerobica, quindi la capacità di consumo di ossigeno attraverso l'allenamento di tipo aerobico. Come lo alleniamo? Ci alleniamo con un allenamento a intervalli che tecnicamente viene chiamato HIIT, che sta per High Intensity Interval Training, ovvero allenamento intervalli ad alta intensità. Molti sono convinti che quando si parla di allenamento a intervalli ad alta intensità, quindi HIIT, bisogna per forza pensare al Tabata, che è lo scienziato giapponese che ha creato il primo protocollo di allenamento ad alta intensità a intervalli, che è un allenamento brutale, un allenamento dove si forzano delle intensità molto elevate. In realtà, anche camminare a passo spedito per 1 minuto e poi camminare a passo normale per 1 minuto e continuare così è considerato un allenamento a intervalli. Per cui possiamo calibrare il nostro allenamento ad alta intensità anche con esercizi più blandi, anche con sedute più brevi, ma che comunque vanno a forzare la capacità aerobica. Infatti l'HIIT è stato utilizzato molto
nella riabilitazione cardiologica, nella riabilitazione per i diabetici, nella riabilitazione per l'ipertensione, perché provoca dei miglioramenti a livello generale del benessere fisico. Quanto dobbiamo fare? 20 minuti due volte a settimana. Essendo degli allenamenti comunque intensi, dobbiamo lasciare il giusto recupero. Il giusto recupero sono almeno 48 ore di spazio fra un allenamento e l'altro. In 20 minuti si possono ottenere degli ottimi risultati a livello di capacità aerobica. Quali esercizi facciamo? La qualunque. La qualunque significa qualsiasi esercizio che ci permetta di alzare i battiti del cuore. Possiamo fare i saltelli sul posto, possiamo fare lo skip, quindi sempre sul posto, camminare o correre con le ginocchia alte, possiamo fare i jumping jacks, che sono i famosi i saltelli apro e chiudo, per esempio. Possiamo utilizzare la corda, anche se sull'allenamento della corda ci sarà un episodio futuro specifico per chi di voi vorrà utilizzare la corda per allenarsi, dato che è il mio strumento di allenamento preferito, perché io vengo dalle arti marziali. Oppure lo possiamo fare sui rulli. Abbiamo i rulli, abbiamo la nostra bici, facciamo un allenamento a intervalli breve, non lungo, con delle ripetute che siano funzionali a qualcosa. Adesso vediamo cosa. Prima di vedere i circuiti che vi propongo, è importante capire questo, la RPE, ovvero la Rated Perceived Effort, scala della percezione dello sforzo. Questa scala è stata creata negli anni 50 da un fisiologo dello sport che è Borg, svedese. In sostanza è capace di identificare quanto faticoso è questo esercizio a livello di percezione, perché un conto sono le sensazioni che il corpo manda al cervello e un conto è la percezione, ovvero cosa il cervello di queste informazioni elabora, perché le sensazioni sono univoche, ma il cervello le può valutare come dolorifiche o come non dolorifiche, sono estremamente soggettive. Per capire se un allenamento è stato intenso oppure no, oltre ai parametri di frequenza cardiaca, che però in questo caso possono essere falsati perché c'è quello che viene chiamato cardiac lag, ovvero quando iniziamo a fare uno scatto il cuore ha una latenza, per cui a volte durante i primi scatti il cuore non sale, poi facciamo gli ultimi scatti e durante i recuperi il cuore non scende, appunto perché con intervalli molto brevi il cuore non riesce a tenere il passo dell'intensità, per cui la percezione dello sforzo è uno dei sistemi migliori. Dovete in sostanza valutare da 0 a 10, dove 0 è riposo, 1 molto blando, 2 blando, 3 moderato, 4 leggermente intenso, 5 intenso ma sostenibile, 6 intenso e affannato, 7 molto sostenuto, 8 decisamente intenso, 9 massimale, 10 insostenibile. Qual è in quel momento l'intensità che voi state tenendo? Se per voi è totalmente insostenibile, quindi 9-10, oppure è molto blanda, 1-2. Questo perché? Perché dovete aiutarvi con questa Rated Perceived Effort a calibrare l'esercizio. Ora, vista questa premessa, andiamo a vedere i punti, quindi i 3 workout. Io ho proposto, prendendo spunto sempre dal dottor Ghibala e dal suo libro, che faccio rivedere per chi volesse poi acquistarlo, perché comunque è un libro veramente bello, The One Minute Workout, e ho preso 3 sessioni che vi presento. La prima è per i neofiti, quindi per persone che non si allenano, i nostri cari sedentari. Si fa un circuito in questo modo: si riscalda in 3 minuti con una RPE di 1 da 10, quindi molto blanda, saltelli sul posto, anche semplicemente camminare. Se avete un giardino potete tranquillamente solo camminare. Poi prendete l'esercizio che avete scelto e lo fate per 3 minuti a un'intensità di 3 su 10, quindi un'intensità facilmente sostenibile. Finiti 3 minuti, recuperate per 2 minuti a una scala di Borg di 2-10 e ripetete per 4 volte. Ripetuto per 4 volte, avete fatto comunque un esercizio ad alta intensità, un'alta intensità calibrata sul vostro stato di forma. Per invece i ciclisti che vogliono migliorare la VO2 max, ovvero il parametro del massimo consumo di ossigeno, cioè quanto massimo
ossigeno riescono a consumare, a utilizzare i muscoli per produrre energia al minuto, è un fattore che si misura in millilitri pro chilo al minuto. Un workout proposto dal dottor Ghibale è appunto questo: vi riscaldate a 3 minuti, potete farlo anche sui rulli, vi riscaldate a 3 minuti a molto blando, dopodiché fate questo esercizio, per 30 secondi pedalate a uno sforzo di 4 su 10, poi per altri 20 secondi a 6 su 10 e per 10 secondi fate uno scatto fuori tutto a 9, 10 su 10, recuperate per 2 minuti e poi ripetete per 10 volte. Questo è stato visto essere un workout specifico per aumentare la densità mitocondriale, perché abbiamo depleto il nostro ATP e arriviamo con uno scatto fuori tutto che richiede ancora della produzione di ATP e quindi forza le modifiche, gli adattamenti mitocondriali, ed è specifico, appunto, ve lo propongo per voi ciclisti che volete migliorare la vostra performance. Per chi invece, visto che è un po' il leitmotiv di sempre, da che esiste il mondo del fitness, è bruciare i grassi, ovvero quella che viene chiamata tecnicamente lipolisi, cioè le cellule del tessuto adiposo vengono staccate dal tessuto adiposo, vengono scisse e vengono utilizzate per produrre energia. Allora vi propongo questo workout. Fate conto che il nostro corpo usa prima i grassi e poi i carboidrati. I grassi fino al 65% della VO2 max sono la fonte energetica principale, quindi non dobbiamo esagerare con l'intensità, perché se andiamo troppo intensi stiamo utilizzando il glucosio, quindi stiamo scindendo i carboidrati, mentre in questo caso questo circuito vuole scindere i grassi, quindi vuole utilizzare il substrato del tessuto adiposo come substrato energetico, per cui dobbiamo tenere un'intensità che sia alta ma non eccessiva. Partiamo con un riscaldamento da 3 minuti, uno da 1 su 10 sulla scala di Borg, facciamo un esercizio per 8 secondi a 6 a 10, recuperiamo 12 secondi per 2 a 10 e ripetiamo 60 volte. In questo modo continuiamo a far salire e abbassare i battiti, salire e abbassare i battiti, salire e abbassare i battiti, non superiamo mai una certa soglia di VO2 max. E questo esercizio prolungato, questo continuo switch fra intensità e recupero, forza l'utilizzo dei grassi come substrato energetico. Questo esercizio, questo workout, è ottimo anche per i ciclisti, perché riuscire a diventare fat adapted, ovvero adattare il corpo all'utilizzo dei grassi come substrato energetico, è fondamentale, perché negli sport di resistenza il glicogeno muscolare può fornire al massimo 2000 kcal e poi viene completamente depleto. I grassi anche nel ciclista più magro possono fornire fino a 10.000 kcal. Capite quindi che sono una riserva energetica praticamente infinita, che però per essere utilizzata e soprattutto per insegnare al nostro corpo a utilizzarla dobbiamo fare degli esercizi dedicati, e questo è uno di quelli. Termino con una frase, come sempre, della nostra TV, del qualcuno più sicuramente più intelligente e più forte di me assolutamente nell'educazione fisica, in questo caso è Thérèse Bertherand, un'allieva di François Mézier, fondatrice Thérèse di un movimento chiamato antiginnastica, che dice: dovremmo prima capire il movimento del nostro corpo e solo allora potremo allenarlo. Non fate l'errore di allenare il corpo quando lo state muovendo in maniera errata. Possiamo tranquillamente imparare a pedalare anche con i muscoli accorciati, anche con le articolazioni che non si muovono, anche con problemi fisici, ma non è quello il nostro scopo. Il nostro scopo prima è fare sì che il nostro corpo si muova in maniera fluida, in maniera continua, in maniera ottimale, e poi passiamo all'allenamento. Se volete saperne di più, potete scaricare i nostri ebook. Io qua vi propongo Core Training per ciclisti, ma sappiate che su Bike Italia potete trovare Allenamento Ottimale, scritto da me e dal professor Paolo Gaffurini, Alimentazione Ottimale, scritto dalla dietista Miranda Valtorta, Bici e Salute, scritto da me, potete trovare Allenamento della Forza, scritto sempre da me e da Paolo Gaffurini, Core Training,
che abbiamo scritto io e Eric Bizzoni, fisioterapista, potete trovare tantissimi ebook gratuiti sull'allenamento, per cui non vi resta che saccheggiare i nostri ebook. Vediamo se ci sono domande. Andiamo. Under intervals, quello del V2 Max, over under intervals. Allora, quello del V2 Max lo andiamo. Quello del V2 Max facciamo 3 minuti di recupero, poi i 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi sono tutti di fila, quindi fai 30 secondi a 4, 20 secondi a 6, 10 secondi a tutta e poi recuperi per 2 minuti e riparti. Ok, se avete domande su questo video poi mettetele pure in chat e sarò ben lieto di rispondere. Ci vediamo domani sempre alla solita ora. Minuto più, minuto meno. Domani di cosa parliamo? Domani parliamo di rinforzare le gambe. Quindi parleremo di come rinforzare, come rendere più muscolose le nostre gambe, diciamo così, come migliorare il tono muscolare delle gambe, perché va bene per i ciclisti, ma va bene soprattutto per quello che riguarda... per quello che riguarda anche i nostri anziani, quindi i nostri genitori, i nostri nonni, che in questo momento sono la categoria più esposta anche al virus, perché il fatto è che il tono muscolare delle gambe in tarda età, perché siamo tutti affetti dalla sarcopenia, che è una malattia che degenera il tono muscolare, è estremamente legato all'incidenza di fratture. Se teniamo forti i muscoli delle gambe, il rischio di fratturarsi il femore da anziani è molto, molto più ridotto. Meno possibilità di fratturarsi il femore, meno possibilità che i nostri genitori, i nostri nonni, vadano all'ospedale e contraggano il virus. Federico Corbinelli, una scala praticamente, esatto. Poi Andrea Rubino, il titolo del libro te lo scrivo qui, è The One Minute Workout, eccolo qui, comunque questo qua, The One Minute Workout, un libro estremamente bello. Marco Lamberti, per bruciare grasso si può fare al mattino a digiuno? Allora, diciamo che al mattino a digiuno il glicogeno muscolare non è stato consumato, perché di notte quello che viene consumato è il glicogeno epatico, cioè il glicogeno del fegato. Il fegato è l'unico che può buttare, diciamo così, glucosio nel sangue, perché il cervello, il nostro cervello funziona a glucosio. Se i livelli di glucosio scendono, il fegato butta, diciamo così, glucosio nel sangue, però i muscoli invece sono uguali. Quindi il problema è questo: se lo fai al mattino a digiuno, in realtà stai solo stressando il fegato, non stai stressando i muscoli. Se lo vuoi fare a digiuno, dovresti fare così: la sera un'attività intensa come questo esercizio, quindi fai questo workout la sera, poi mangi una cena scarica di carboidrati e la mattina seguente fai un esercizio di endurance. In questo modo hai sconsumato le scorte di glicogeno, hai ridotto, non hai recuperato, non hai risintetizzato glicogeno, parti a digiuno con le riserve di glicogeno scariche e questo fa sì che poi bruci ancora più grassi. Ma in realtà che tu lo faccia a digiuno al mattino oppure no, in realtà l'ottimizzazione dei grassi avviene comunque se stai in un certo range di V2 Max. Ok, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, oggi siamo andati lunghissimi, abbiamo fatto addirittura 20 minuti. Vi ringrazio ancora per essere stati qui e per avermi seguito. Ci vediamo domani con il prossimo episodio di Restiamo Sani, sempre qui su Bike Italia. Mi raccomando, restate sani e combattiamo insieme questo maledetto virus. Ciao!